oportunidade de perguntar para Pietro Labriola, CEO da TIM, quais desafios o Covid provocou no seu setor? Quais hábitos e reações dos consumidores provocaram mudanças estratégicas na sua empresa? Capita spesso, leggendo articoli di giornale o sentendo dibattiti in televisione, che il Covid venga visto come l'elemento di discontinuità nel comportamento d'uso da parte dei clienti di prodotti e servizi e al tempo stesso del differente modello di relazionamento tra le imprese e i clienti. Ritengo che questa interpretazione sia molto corretta per altre industrie, ma se devo focalizzarmi sul nostro settore, le telecomunicazioni, dire che il Covid sia stato un elemento di discontinuità è probabilmente eccessivo e forte. Il Covid può essere visto come un fattore di accelerazione di percorsi e trend che erano già in essere. La digitalizzazione non nasce col Covid, era un percorso già in essere. È il contesto generato dal Covid che ha portato ad un uso maggiore da parte di questi elementi. Ma secondo me l'eredità principale che ci portiamo dal Covid, sia lato domanda che lato offerta, è un maggior livello di coscientizzazione dell'importanza dei servizi di telecomunicazione. Lato cliente, ci si è resi conto che senza la connettività sarebbe stato difficile rimanere connessi con il mondo. Provate a immaginare per un secondo di rimanere chiusi in casa, in quarantena e lockdown per 3 mesi, senza la possibilità di utilizzare la velocità della connessione mobile o fissa che oggi siamo in grado di avere. Potete dimenticare Netflix, potete dimenticare il lavoro a distanza, potete dimenticare anche l'insegnamento a distanza. 6-7 anni fa, tutte queste applicazioni non avrebbero funzionato. D'altra parte, noi aziende di telecomunicazione ci siamo resi conto ancora più di prima quanto il nostro sia diventato un servizio essenziale. Non è più la connettività per fare i selfie con Instagram nella spiaggia. È l'unico elemento che ti permette sempre, comunque e ovunque, di rimanere connesso con il mondo, sia per divertimento, sia per lavoro. E quindi anche noi abbiamo incominciato a comprendere, anche meglio rispetto al passato, l'importanza del livello di servizio che va fornito al cliente. E questo sarà il punto di incontro tra domanda e offerta. Nel nostro futuro, nel settore delle telecomunicazioni, avremo sempre più una domanda che chiederà un livello di qualità sempre maggiore, perché il nostro diventa un servizio mission critical, e dall'altro lato un'offerta, quella nostra, degli operatori di telecomunicazioni, che si renderanno sempre più conto che l'importanza nel processo di competizione sarà garantire un livello di qualità ottimale per i nostri clienti.